Signori, benvenuti e bentornati ad un nuovissimo video qui sul canale. Ci troviamo con il proseguo degli showcase degli ultimi personaggi usciti sulla versione Jump. E in realtà dovremmo iniziare anche quelli del torneo, visto che a breve uscirà Broly e io ancora non sono riuscito a portarvi tutti i PG del torneo ad Ezza. Quindi sarà molto difficile in sti giorni, probabilmente vedrete un paio di video al giorno almeno per quanto riguarda i personaggi, perché sennò esce Broly qua, esce tutta la celebrazione e via, e io ancora non riesco a portarvi tutti questi personaggi. Oggi ci dedichiamo al nuovissimo Peppy Girls Cocotte dell'universo 11, altro supporto al team universo 11, visto che stanno uscendo un bel po' di supporti. Sono contento, c'è una missione da fare contro Cocuzza che richiede 4 universi 11, capite bene che è veramente abbastanza critica come missione. Però, visto che stanno uscendo supporti, sicuramente te la rendo un pochettino più semplice. Vi voglio ricordare, ragazzi, prima di iniziare col video, che questa sera, in realtà sarebbe domani mattina, alle 2 saremo in stream, quindi 2 del mattino di sabato, per reactare ai KK, perché verranno rivelati, in teoria, speriamo, i personaggi, che il reveal è alle 4 del mattino, quindi faremo una sorta di maratona dalle 2 fino a quando non verrà rivelato tutto. Quindi io vi aspetto in stream, mi raccomando, link in descrizione del canale Twitch, e poi in teoria streameremo anche su YouTube, se YouTube ce lo permette. E vi aspetto, ragazzi, mi raccomando, non mancate. Detto questo, leggiamoci la carta e andiamo a testare. Allora, leader skill 120 a Peppy Girls o Super Int, vabbè. Special, Great Resist Attack and Death per un turno, Supreme Damage. Va bene, Great Resist Attack and Death ci può stare. Passiva, Attack and Death 150, un'azione Attack and Death 150 quando attacca, quindi già qui, secondo barra terzo slot. Egg chance per formare un crit, riduzione di danno ricevuto dell'11%, riduzione di danno ricevuto di un altro 11% e lancia un additional super attack quando c'è un'altra Peppy or universo 11 category che attacca nello stesso turno. Quindi c'ha 22% di R. Egg chance di crittare, c'ha una special garantita in più, non una egg chance di lanciare special, proprio special garantita. Poi c'è un'altra riduzione di danno ricevuto dell'11%, guarda la special, fortissima come meccanica. È un'azione d'attacco più 300 quando attacca. Nello stesso turno ci sono altri 3 o più nel team, perdonatevi, Peppy Girls o Universe 11 nel team, o quando il nemico è tech. Ecco, questa è una nuova meccanica, ma tra tante virgolette, nel senso che hanno iniziato a mettere le passive in base al nemico in cui si trovano contro. Se un tech, in questo caso, c'ha l'intera passiva attiva, diciamo, a differenza di altri personaggi che mi pare pure la nuova... che era coso, mai mi sembra. Ora non mi ricordo chi era, cioè, mi sembra pure il nuovo del summon sempre delle Peppy, cioè aveva questa sorta di nuova meccanica. Simpatico, perché comunque anche futuri personaggi potranno avere sta cosa, nel senso che in base al colore in cui ti trovi contro ti si attiva una determinata passiva oppure no. Limitata a quel boss, assolutamente a quel colore, però in questo caso ti dà la seconda scelta, no? Non per forza devi fare full Peppy Cazzo o full Universo 11, che poi ne servono giusto 3 o più. Quindi non per forza ti serve il full team. Puoi avere anche tech contro, simpatica. Ragazzi, il fatto di vedere la special fortissima, sta cosa poi c'ha 33% di DR, non male, essendo che voi la mettete secondo barra terzo slot, post special, fa tutte le sue porcate, no? Poi c'ha pure un 300 in più, cioè 300% di attacco, che non è male. C'è il Great Resist Death, quindi post special tankerà ancora di più. Ragazzi, sulla carta sembra veramente buona. Poi è comunque un supporto a Universo 11, che quel team non c'ha personaggi praticamente. E andiamo a testare. Ok, ragazzi, ci siamo finalmente, dopo infiniti reset, dove lei era sempre fuori turnazione, perché giustamente tocca, se non mi deve far perdere tempo. Non è contento, ci troviamo con doppio giro in agile, quindi doppio Universo Rival Saga, tutto quello che volete, leader. E doppio 200% naturalmente. Ecco qua, ragazzi, già iniziamo a vedere la passiva attiva, nel senso che vi fa vedere già la special dove ve la tira, cosa fortissima. Credo che sia una delle meccaniche più forti di sto gioco, anche perché la maggior parte delle volte l'unica cosa che vi può far male è proprio la special di un boss. E quindi poterla vedere e sapere dove ve la fa sempre, perché lei basta che sta in turno e ve la fa vedere, è veramente forte. Allora, difensivamente parlando, 242.000, va bene, ci può stare. Non è altissimo, però lei comunque c'è buff tutto post special e così via. Best linker del personaggio è top inter del summon, che abbiamo lì in turno e dopo metteremo a ruotare. Però se non volete giocare top inter del summon con lei, top fisico è un'altra scelta. Perdete un link rispetto a top int, però comunque top fisico è un ottimo personaggio da tenere in turno. Faccio vedere anche i link scambiati. Abbiamo 6 link perché abbiamo Vados qua, se no
se vedete col top ne abbiamo 5. Allora facciamo in questo modo, vediamo un pochettino quanti danni va a fare, anche perché c'è il boost del 300% che sono curioso di vedere quanto riesce a caricare. Poi comunque c'è credere si attacca a me, facciamo una specie di più aggiuntiva garantita, cosa che non è assolutamente da sottovalutare. Qui abbiamo il top re dei fascisti, che non mi è uscito sul global ancora, bastardo, pezzo di merda. Vediamo un po' quanto carica. Porca troia! 20 milioni! Madonna! Ma è una bestia sta cosa! È sbroccatissima! Per un Rare Summon, ragazzi, 20 milioni, 22 milioni! E non sta nemmeno con Top Int, che Top Int gli dava ancora da buff! Cioè, se io faccio la donazione Top Int, lei e vado, sta qua pure sta sui 25 milioni, io ve lo dico! Wow, ragazzi, porca troia! Io avevo capito che c'era 300%, ma così è veramente too much, secondo me! Fortissima! Porca troia, sta Rare Summon carica più degli ultimi Dokkan Fest usciti, praticamente! Ok! Va bene, gran bel Rare Summon. Poi ripeto, c'ha comunque 33% di DR. Post special, lei si buffa. Sta sul mezzo milione abbastanza facile, con tutti i buff che c'ha di passiva. E comunque, i pugni riesce a tankare quasi credo di tutti gli eventi. Le special, purtroppo, amen, sincero, purtroppo non è stata creata per tirare special. Però, anzi, più di 20 milioni di danno. C'ha 20 milioni di danno medio, è tanto per un Rare Summon poi, perché noi siamo abituati a dei Rare Summon veramente orribili. Questo, ragazzi, è un ottimo supporto a Universo 11. Naturalmente, la pecca dov'è? Sta qua, la Ability Free performerà sicuramente meno. A livello difensivo, secondo me, è la Ability Free che lì vi fa un po' più dannare, perché se perlomeno Ability Full avete state sopra i 200.000, post special e tutto, vi tirate 3 special a turno e mezzo milione lo superate abbastanza facile. Ability Free, secondo me, i pugni riesce ancora a tanchicchiarli, ma le special, ragazzi, fatevi la croce lì, secondo me. Quindi ci sta, però secondo me un po' di ability richiede sto Rare Summon. Però tutto sommato, ragazzi, gran bel personaggio, veramente. Ci lancia special all'inizio, ma noi naturalmente ce ne freghiamo. Come vedete, 200.000 def addirittura, perché mo non c'è nemmeno coso Margarita in turno. Ma prima che ho detto Vados, ho detto, mi sa di sì. Vabbè, lasciate sta. Facciamo così e facciamo così. Ho messo Top Int in turno con la tizia qua. Infatti vedete già carica un po' di meno. Però, cioè, 16 milioni di danno per un Rare Summon sono tanti. Comunque sono tanti. Peccato che non gli abbiano dato una sorta di mini stack, no? Che so, Great Resist Attack and F per 3 turni. Avrebbe fatto molto comodo. Io vorrei fare la donazione Top Int, lei e Margarita. Quindi rimettiamo Margarita a ruotare. Trasformiamo Girer, perlomeno uno inizia a linkare decentemente. Facciamo in questo modo. Wow, ragazzi, veramente bel Rare Summon. Non ho nulla da dire, sincero. È stata una piacevole sorpresa, ecco. A livello di danni, tanta roba. A livello difensivo, ripeto, 33% di R è un po' basso. Però non ci possiamo aspettare chissà che miracolo, sincero. Intanto qua 30 milioni di Giren, perché sta nel chill lui, tranquillo proprio. Una cosa da niente. E bel Rare Summon. Ma veramente Universo 11 l'hanno supportato molto bene. Tra Ezza e nuovi personaggi hanno fatto un buon lavoro, dai. Da essere una categoria completamente di merda, adesso ha più di 6 personaggi tra cui scegliere, no? Se prima eravate obbligati quei 6 personaggi, e c'erano alcuni pure che facevano cagare, adesso avete più di 6 personaggi e avete pure uno o due scelte che potete intercambiare tra di loro. Qua intanto Margarita, la regina del Dodge, meglio dei Goku Trestinto. Allora, ecco qua, abbiamo il Best Buddy. Vi faccio vedere che linka con lui 6 link, quindi è il best linker. Purtroppo Battlefield Diva è difficile, visto che linkano solo le donne, diciamo. Difesa 242.000 def, va bene. Non la voglio mettere precoso, perché giustamente Gogeta ci potrebbe far male. Quindi facciamo in questo modo. Trasformo Toppo, ci può stare. Anche se Toppo, no, mi pare che c'ha la... No, l'active la tira dopo, mo si trasforma soltanto. È dopo che fa danno, sì. Perché vorrei vedere un pochettino il danno anche con Top Int, quanto fa. Solo con Top Int, perché Top Fisico alla fin fine è come se non ci fosse. Mettiamola così. 40.000, va bene. Top, non lo shottare, ma con 10 milioni tu sei pericoloso. Fammi vedere, almeno una special. No, Top Int di merda, bastardo. Vabbè, niente. Comunque dovremmo stare più o meno come i danni che stavamo prima con Margarita. Quindi sui 20 milioni, no?
Abbiamo lo stesso buff. No, Margherita mi pare che buffa un pochettino di più. Allora, abbiamo il nostro carissimo Jiren che possiamo trasformare. Trasformiamolo. Comunque Universo 11 è veramente un full team che vi fa vedere solo special praticamente. Tra Jiren e AGL e la tizia che ve la fa vedere fissa, non male. Veramente non male. Io metto Jiren primo perché non voglio avere inculate alla fine, sincero. Poi tanto dobbiamo vedere lo showcase di cosa, no, di Jiren. Quindi sti cavoli che non si prende la special per buffarsi. Bel personaggio, ragazzi. Se lo avete trovato, io non credo che voi abbiate pullato sul jump sul banner Peppy, a meno che non shoppate. Però è un banner abbastanza da skipper. Però se per puro caso vi è uscito da qualche parte, non lo so, perché poi naturalmente mi pare però che questo è l'ultimo banner che è uscito sul jump, quindi non ce ne sono altri dopo. Perché da adesso in poi, essendo Rare Summon, potrà essere trovato in qualsiasi banner. E trovate un personaggio del genere, credo che siete contenti, no? Ad esempio sul Jump, nei KK, ci sarà lei nei banner, a differenza del Global che non ci sta. E vabbè, vediamo Gogeta fase finale. Quindi è un Rare Summon in più da trovare, che non male, signori, veramente non male. Qui Jiren ha deciso di fa festa, proprio di vaffanculo. Non me la fate rimanere con uno di vita, Gogeta, me lo shottate per favore, grazie. Non fate infami, non fate infami. Grazie Jiren, sei il migliore. Ok, adesso ci troviamo contro Gogeta che potrebbe farci un pochettino di male. Special dove la fa? All'inizio, ottimo, era proprio quello che mi aspettavo. Allora, difesa 235.000. Io non provo a tankare la OE di Gogeta, ragazzi, con 30% di DR senza post special non tanco. Quindi io farò doppio whiz, mi dispiace, non possiamo testare, lei attanca i pugni, ma ve lo dico già, i pugni di Gogeta non li tanca. Quindi proviamo direttamente a giocarcela con... solo a livello di danni, no? A vedere quanto riesce a caricare. Facciamo così. Facciamo in questo modo. E vediamo. Re Toppo. Grande Re Toppo. Mio fratello. Gogeta fa la specie, ma Margherita naturalmente la doggerà. Vabbè, a parte c'ho doppio vis attivo, che me frega. Pure se non la doggiava, amen. Ma la Wii in realtà non la faceva, quindi potevo pure non usare Wii. Cioè, devo fidarmi solo al dodge di Margherita, ecco. Ci ho fatto casa adesso che non faceva la Wii. Vabbè, amen, sti cavoli. Troppo l'attacco giusto per. Un altro troppo l'attacco giusto per. Non si sa mai. E a sto punto, vabbè, pure senza item sti cavoli. Tanto comunque non gli avrei fatto prendere nessun attacco. Vediamo un po'. 18 milioni e 5. Ragazzi, assolutamente non male. Stanno più o meno 20 milioni. Non male. 20 milioni e 2. Come con Toppo prima. No, mo se fa un altro lato sono 22 milioni. Tanta roba, ragazzi. Gran Barrel Summon. Bello, un altro lato 22 milioni. Puliti, belli, cattiva, aggressiva. Poi c'ha anche high chance di crittare, quindi cioè, fa un po' più di danno. Naturalmente la build serve da fare full add, il resto crit, oppure full crit se volete massimizzare il danno. Però avendo già il crit in passiva, per il mio una special in più, avendo Great Resist Attack and Death, fa più comodo, no? Specialmente se la dovete mettere terza a ruotare, che se si prende qualche attacco, vi tira tre special, avete la sicurezza di tankare almeno i pugni. Non male, ragazzi, veramente bene il Samo. Universo 11 sta prendendo forma. Si aspetterà mo qualche altro personaggio in futuro. Non credo che verrà supportato nell'imminente. Almeno qualche mese credo dovrà passare il prossimo personaggio barra Ezza. Però, ragazzi, veramente gran bel team sta venendo fuori. E il fatto che stanno un sacco di personaggi, possono vedere le special, si prospetta veramente un gran bel team. Io, ragazzi, vi saluto. Grazie mille come sempre per aver visto il video. Vi aspetto fra un bel po' di ore. Per quanto riguarda il reveal dei KK, e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video.